Riportare alla luce l'eredità di un importante rappresentante della letteratura italiana attraverso la valorizzazione di alcuni suoi inediti conservati presso il fondo bibliografico a lui intestato a Tito, paese di origine della sua famiglia. Questo è l'obiettivo della casa editrice Il Cerchio, che in collaborazione con l'Associazione Culturale Identità Europea e la compartecipazione del Consiglio regionale della Basilicata, struttura di coordinamento, informazione, comunicazione ed eventi, ha deciso di pubblicare gli scritti inediti Le novelle borboniche di Carlo Alianello. La presentazione nel corso di un incontro sul tema Una giornata con Carlo Alianello, luoghi e storie di uno scrittore lucano, che si è svolto presso il Fondo Carlo Alianello, Biblioteca Comunale Lorenzo Ostuni a Tito. Un evento importante che abbiamo voluto promuovere in collaborazione con il Consiglio della Regione Basilicata in occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Carlo Alianello, uno scrittore appunto che è importante per la comunità di Tito, e lo dimostra il fatto che l'importanza, l'ospitare sul nostro territorio il fondo Carlo Alianello, che rappresenta un importante contenitore culturale per la nostra comunità. Si tratta solamente di un piccolo tassello nel processo di valorizzazione di questa figura, grazie anche alla collaborazione con l'università e quindi con tanti studenti che si recano presso il fondo per l'elaborazione delle loro tesi di laurea. È una figura non molto conosciuta sul nostro territorio e a livello culturale ancora molto bistrattata, e la partenza per la valorizzazione dello scrittore ha come obiettivo quello di mettere a conoscenza i nostri giovani del patrimonio culturale che è conservato all'interno del fondo. A partire da questa sera ci sarà il coinvolgimento anche delle scuole del capoluogo di regione che prenderanno parte alla valorizzazione dello scrittore attraverso una serie di percorsi. Al momento le scuole sono quattro: il Pasolini di Potenza, il Galilei di Potenza, il Nitti da Vinci, sempre del capoluogo di regione, e il Grofius. Il racconto degli inediti dimostra la figura, la caratteristica di questo personaggio che amorevolmente ha amato la sua terra e ha amato anche tutte le persone che in qualche maniera, i cosiddetti vinti, e quindi ha tentato di dargli una dignità attraverso la propria cultura, che è quella cattolica, che è il rispetto della persona umana. Ma certamente Alianello è una figura che affascina. Ultimamente una mia tesista di laurea triennale, e speriamo che possa fare la magistrale qui, si è occupata di iniziare a fare dei sondaggi su questo fondo. Speriamo, insomma, di poter avere cose nuove al più presto. Certo, c'è molto da lavorare, ci vuole molto sforzo, molto impegno, e non sempre siamo in grado di sopperire a queste cose.